polemiche dopo l'ultimo consiglio comunale che verteva sull'approvazione del bilancio di previsione. A tenere banco le dichiarazioni della consigliera comunale di opposizione Annalisa Petitto, che ha puntato l'accento su quella che a suo dire è una mancanza di progettualità sull'impiego dei fondi del bilancio previsionale. L'esponente del PD ha inoltre stigmatizzato il fatto che non sia stata presentata una relazione vera e propria, sostituita da alcune slide che non fanno chiarezza. Sulla vicenda abbiamo sentito il capogruppo di maggioranza Michele Doro, il quale invece spiegato che al termine del Consiglio Comunale sono stati approvati gli emendamenti dell'opposizione, nonostante molti di essi fossero stati presentati, a suo dire, fuori tempo. Ma è una relazione sul bilancio preventivo, intanto una relazione che non c'è perché sono state portate in aula qualche slide da cui non è dato comprendere qual è la visione della città del sindaco Gambino e della sua giunta. In realtà la visione della città è quella che hanno i cittadini, che abbiamo tutti noi, facendo insomma un rapido sguardo intorno. Non abbiamo ville per i nostri bambini, non abbiamo i giovani, gli universitari nelle nostre strade, nei nostri locali che popolano il centro storico o anche le altre vie di periferia. Abbiamo strade che sono colabrodo, molto spesso poco illuminate, molto spesso poco sorvegliate. Un'università che dovrebbe fungere da volano, che non si capisce se e come verrà davvero valorizzata, per esempio al Vittorio Emanuele. Ma ieri era previsto che facessimo le ore piccole perché abbiamo trattato il conto consuntivo del 2021 e anche il bilancio di previsione del 2022, quindi è chiaro che ci vogliono un po' di ore per trattare questi argomenti. Poi c'erano molti emendamenti da parte dell'opposizione che non li aveva presentati nella scadenza naturale, hanno ritardato di 15 giorni il tutto, ma noi con grande senso di responsabilità ieri, pur essendo in maggioranza perché eravamo compatti, eravamo tutti e 12 e l'opposizione era in 11, quindi avremmo potuto tranquillamente bocciare tutti gli emendamenti, però noi con grande spirito di responsabilità per il bene della città, se c'è qualcosa che può aiutare, e infatti ne abbiamo votato favorevolmente su tantissimi di questi emendamenti. Il bilancio noi abbiamo partecipato, qualcuno si può stupire perché non ci sono stati emendamenti da parte della maggioranza, ma questo è avvenuto perché noi abbiamo trattato, ci siamo confrontati nei mesi precedenti con l'amministrazione, quindi le cose che noi volevamo realizzate sono già parte integrante del bilancio.